Festa di San Sebastiano per il comando della Polizia Municipale di Molfetta. Un anno vissuto con grande intensità, numeri importanti per un comando sempre più al servizio del cittadino. Come ha confermato il comandante, il capitano Gadaleta, nel corso della sua conferenza alla presenza delle massime autorità cittadine e militari della città di Molfetta. Ma sentiamo il comandante Gadaleta. Sì, si preannuncia particolarmente interessante, ma l'attività comunque rimane quella di ogni anno, quella di sempre, con l'unico obiettivo quello di garantire, così come ho detto nella mia relazione, il vivere comune, che non è soltanto la lotta, non può essere soltanto la lotta contro la microcriminalità o quant'altro, ma dobbiamo guardare per quello che è la nostra caratteristica, la nostra peculiarità, una sicurezza ad ampio raggio, la sicurezza stradale, la sicurezza alimentare, la sicurezza nel posto di lavoro, la sicurezza garantita al cittadino, al meno ambiente, così come ho detto prima, dalla signora che rimane chiusa nell'ascensore al ragazzo che rimane chiuso nella villa comunale, dall'incidente stradale e tutti quelli che sono quelle attività proprie della Polizia Municipale. Certo, il legislatore nazionale quotidianamente ci sta invitando, ci sta mettendo nelle condizioni di iniziare delle attività anche diverse, quelle riguardanti magari ad un controllo maggiore di ordine pubblico. Questo si può fare quando l'ente regionale, quantomeno quello pugliese, così come è fatto già da altre regioni d'Italia, ci potrà dotare di una legge regionale degna di tal nome, perché quella attualmente vigente è ormai vecchia dell'89, di oltre 20 anni, motivo per il quale con una scuola di preparazione, con dei mezzi più adeguati, possiamo e potremo fare quel tipo di attività che il legislatore ci pian piano ci sta riconoscendo. Quindi non si può chiedere di fare un'attività di ordine pubblico con del personale che non è competente da un punto di vista pratico, non è attrezzato, non è posto nelle condizioni di salvaguardare prima se stesso e poi il cittadino medio.